Buonasera a tutti. Innanzitutto scusatemi per il ritardo, io ho anticipato gli organizzatori che purtroppo questa sera sono in posizione di impegno, avrei perso qualche minuto, purtroppo ne ho perso qualcuno di più, quindi non ho potuto assistere, diciamo, alla fase più culturale del dibattito, ma mi sembra di essere arrivato in tempo per diciamo, ascoltare alcune delle criticità, ma soprattutto per avere alcuni spunti importanti per fare delle precisazioni doverose su alcune questioni che secondo me sono opportune precisare. Un ringraziamento e anche un'apertura assolutamente al dialogo e alla collaborazione. Io ho partecipato, ringrazio per avermi invitato al Bike Pride, ho partecipato insomma, in mezzo al gruppo anche per un po' per rendermi conto dell'esperienza e per capire un po', mi affascinava anche questa descrizione delle criticità che va fatta sul luogo durante la pedalata, quindi mi ha fatto piacere assolutamente partecipare, consapevole insomma di un'iniziativa di quel tipo e di un dibattito come quello di stasera che possono, sono importanti perché creano insomma, un movimento culturale intorno alla bicicletta e il movimento culturale, quindi l'opinione, sono insomma, la base fondamentale per innescare dei cambiamenti importanti. Quindi da parte nostra la massima collaborazione, l'apertura al dialogo, ma tra l'altro con l'ambiente non manca la collaborazione perché fino a sottolineare insomma l'obiettività con cui vengono proposte certe tematiche, perché spesso certe tematiche rischiano di debordare in quelle che sono poi delle strumentalizzazioni, invece se vengono poste con serietà e con professionalità, insomma, diventano momenti loro costruttivi e soprattutto propositivi. Quindi da parte nostra c'è assoluta collaborazione con l'ambiente e anche con il movimento Salva Ciclisti per poter, diciamo, in futuro collaborare calendarizzando degli incontri e insomma, potendo usufruire anche del lavoro prezioso che appassionati, ma soprattutto i tecnici hanno proposto questa sera. Questo mi sembrava doveroso sottolinearlo. Tante cose le ho sentite assolutamente corrette, la cosa più corretta è quella, la definizione sull'impianto delle piste ciclabili della città di Pavia, un impianto importante, è un impianto che presenta sicuramente criticità sotto il punto di vista della manutenzione, sotto il la segnalazione, quindi la segnaletica orizzontale e verticale e soprattutto quello che mi sento di condividere in maniera di sottolineare in maniera decisiva è la mancanza o l'assenza di collegamento, ossia tante piste, tanti chilometri di pista, ma spesso dei collegamenti inesistenti e quindi l'assenza di questi collegamenti creano situazioni di oggettivo pericolo e purtroppo la cronaca, ma anche i dati che condividiamo sugli incidenti stradali sono sicuramente dati di carattere allarmante. Ora, perché questo accade? Chiaramente le colpe sono molteplici, condivise, anzi direi ampiamente condivise, un po' da tutti gli attori che hanno partecipato a creare questo e insomma seminate nel corso della storia, della programmazione del territorio e spesso, vedevo alcuni casi, legati un po' alla diversa genesi di ogni tratto di pista ciclabile. Proveniva da progettazione dell'amministrazione comunale, qualcun altro un'opera scomputo, come ho visto sui vari lodi, alcune zone che derivavano direttamente da schede, da rotizzazioni, e quindi insomma, nel susseguirsi degli anni una serie di interventi preziosi ma vanificati per la questione del collegamento, dell'assenza del collegamento. Io vorrei elencare alcune cose importanti. Sono consapevole che in una situazione estremamente deficitaria ogni sforzo un po' si perde nel nulla, chiaramente ciascuno di voi, poi specialmente spinti anche dalla passione, dal legame, questo mezzo di locomozione, chiaramente individuano delle criticità, delle difficoltà che sono, insomma, sono oggettive. È chiaro che in un mare di problemi, insomma, anche degli interventi positivi probabilmente si perdono, no? Però io penso che si perdono in un momento come questo, insomma, di criticità assoluta, virgolette, a 360 gradi, insomma, le difficoltà sono evidenziate con maggior rigore. Però, insomma, penso che per quanto riguarda poi il ruolo della nostra amministrazione, in particolare la politica, che dà degli indirizzi chiari, quello che poi conta, al di là del piano generale, sono le azioni concrete. Quindi, ciò che l'amministrazione fa si traduce in azioni concrete. La valutazione sul operato positivo o negativo rispetto alla tematica deve essere proprio valutato su questo. Quindi per dire che, e anticipo che tanti di voi saranno sicuramente scontenti, però penso che abbiate visto tutti che da circa un anno e mezzo, insomma,
la risposta sulla segnaletica in città di Pavia, parlo di segnaletica, quindi non solamente ciclabile, anzi poca ciclabile, ma segnaletica in generale, è stata importante rispetto a qualche anno fa, nel senso che sulla ripartizione dei fondi che derivano dagli interventi da stazione, quindi un 25% che fino a qualche anno fa non veniva totalmente rispettato, adesso viene destinato interamente alla segnaletica orizzontale verticale di Nuova. Questo penso che da ciclisti, ma anche da automobilisti, da chiunque vive la città, si è accorto, sono in periferie dove non esisteva nessun tipo di segnaletica, ed è arrivata la segnaletica che in qualche modo cerca di regolamentare, dal ripristino di tanta segnaletica luminosa che ormai da troppo anni era abbandonata e pur inefficace, pur efficace, non sono i mezzi che oggi la strada ci fornisce per cercare di rendere più sicura la strada. Quindi un ritorno alla segnaletica. Mi piace sottolineare che quest'anno per la prima volta nel capitolo delle manutenzioni di strada c'è una voce specifica che è manutenzione di piste ciclabili. Un importo piccolino, perché parliamo di 50.000 euro con cui sono già stati fatti dei lavori nel Cito 1 davanti al Palazzo dello Sport in via Treves, e una serie di altri interventi che verranno realizzati durante questi mesi, insomma, tempo permettendo. Quindi questo per dire che in controtendenza rispetto al momento storico che per quanto riguarda la possibilità di impegnare spesa è difficile, insomma, penso che sia un segnale assolutamente concreto, perché nel capitolo importante è stata dedicata una voce che mai prima d'ora è stata dedicata direttamente vincolata alle piste ciclabili. Prima non era così e il rischio grosso è che senza un impegno ben definito poi nel monte manutenzione straordinaria o ordinaria succedeva qualcosa e quei soldi probabilmente si perdevano in altri rivoli, in altri interventi. Quindi è un segnale piccolo, ma è un segnale secondo me assolutamente concreto. Altra cosa importante, e qui mi allargo un po' sul tema della... Beh, ci sono delle criticità su cui mi sento che possiamo dare delle risposte concrete in tempi ragionevolmente brevi, e le avete citate stasera, ma le avevamo viste anche durante la biciclettata. Due questioni. Le rastrelliere per biciclette. Voi come tutti, chiunque usa la biciclette, lamentano che sono vecchie, non sono più adeguate, ma soprattutto rendono semplice il furto di biciclette. Beh, sotto questo punto di vista, siccome le sollecitazioni sono tante, ma sono tante già da qualche anno, io ricordo esattamente che quasi un anno e mezzo fa avevamo mandato, ho dato un indirizzo per il cambio, cominciare un cambio di rastrelliere dotando la città di nuove rastrelliere. Purtroppo non è stato possibile ancora impegnare le spese all'interno delle priorità, perché è un acquisto, una spesa di investimento di un bene, e un giorno c'è la scuola, giustamente l'energia, un giorno c'è una serie di problematiche. E siccome il capitolo è esattamente quello, questa voce è rimasta ferma. Io sono ragionevolmente ottimista e penso che nei primi mesi del 2013 la città cominci ad essere dotata, questo possiamo anche, diciamo, stringerci un nodo, di una serie di rastrelliere, possiamo anche condividere quali sono le zone più importanti dove collocarle, dove sostituirle, o anche dove collocarle di nuovo. Durante il giro avete segnalato la zona del piazzale Ponte Ticino, no? La zona pregiata della città, non ci sono spazi dedicati alle bici. Anche su questo punto di vista possiamo prendere un impegno a breve per identificare un'area di sotto delle biciclette, possibilmente non troppo nascosta, dove porre queste nuove rastrelliere. L'altra questione rispetto alla quale posso prendere un impegno abbastanza concreto è quella di poter individuare chiaramente non tutto il tratto, ma alcune zone dove oggettivamente, pur essendo su divieto, le auto vengono parcheggiate in senso non appropriato, quindi invadono di fatto la marciapiede, chiamiamo marciapiede anche dove non c'è pista ciclabile o dove c'è la pista ciclabile. Anche in questo caso ho dato mandato per una verifica e, diciamo, un'operazione che renda sicuramente più transitabile dai pedoni, dai disabili, dai ciclisti tratti importanti di marciapiede. Anche su questa cosa non sarà un intervento invasivo, sarà un intervento estremamente ragionato e puntuale. Questo lo dico perché condivido anch'io che l'intervento è necessario, però purtroppo bisogna un po' diciamo, rappresentare gli anni e le istanze di tutti, quindi posso intervenire in maniera, ma voglio farlo in maniera assolutamente sensata. Quindi ecco, questa è la mia difesa non Ticino, ma anche ad altre zone dove le criticità sono chiare, chiaramente dobbiamo trovare una via di mezzo tra la necessità di sosta delle autovetture e lo scorrimento delle biciclette. Però per dire, questi sono due impegni, secondo me, abbastanza chiari su cui possiamo ragionare.
un accenno un po' alla politica della mobilità, chiaramente nella direzione della mobilità sostenibile, che poi ci riconduce ad altre due azioni importanti. Una su cui voglio spendere qualche parola è il progetto di bike sharing che avete citato, che voglio approfondire per condividere un po' quali sono le criticità e le positività, ma anche i vincoli che portano a realizzare questo progetto e i soldi spesi. Mi piace sottolineare, sempre tornando alle azioni concrete, che l'isola del centro storico, tra virgolette, limitata al traffico, quindi al ZTL, che è stata creata ormai qualche anno fa, è stata creata di fatto, ma è rimasta, penso, per qualche anno, forse troppi anni, diciamo, non monitorata, no? Quindi creare una ZTL e installare tre telecamere, insomma, capite anche voi che è un'operazione abbastanza lasciata non completa, no? Soprattutto inserire telecamere in zone strategiche, probabilmente per l'incasso, ma non per il vero controllo al centro storico, è ancora peggio. Quindi a me mi piace sempre ricordare che, al di là del colore politico, in 11 mesi ho completato la chiusura, che verrà completata esattamente entro dicembre, e quindi abbiamo installato 16 varchi, e dal primo giorno del 2013 il centro sarà assolutamente in preentrabile senza passare una telecamera. Questo per dire, insomma, che la tutela del centro storico è una cosa importante, vuol dire giustamente che il centro storico è sempre invaso dalle auto, dai furgoni. È verissimo, anche sotto questo punto di vista ci stiamo lavorando, perché le criticità sono due: sono di portatore di handicap, massimo rispetto, però penso che tutti voi leggiate i dati che pubblicano i quotidiani, insomma, siamo anche sotto questo punto di vista una provincia un po' anomala, e soprattutto che ho sul problema delle merci, del carico scarico. Sotto questo punto di vista penso che a breve si arriverà, diciamo, a una limitazione con un atto che definisco unilaterale. Il confronto del commerciante è sempre complesso, ma io non esito a definire i commercianti di Pavia molto pigri, nel senso che sulla media delle città, dei capoluoghi del nord Italia, insomma, Pavia è una di quelle che ha in assoluto un centro storico più esteso come ZTL, ma soprattutto ha diciamo, gli orari più ampi, e quindi, insomma, che investono gran parte delle giornate nelle ore strategiche. Quindi, insomma, penso che per il bene comune, per la vivibilità del centro, per tutto quello che vogliamo, insomma, qualche ora, qualche momento di relax in meno si può mettere in gioco per una città migliore. Quindi, anche sotto questo punto di vista, dopo una serie di concertazioni che non hanno dato esito positivo, penso che potremmo intervenire con un atto abbastanza deciso da parte dell'amministrazione, ma sicuramente.